domani si torna a giocare, non so nemmeno se dire finalmente o no, sono stati giorni particolari per il calcio italiano, siamo stati tutti emotivamente molto, molto coinvolti. Non posso non chiederti un pensiero su Davide, che tu hai conosciuto, non posso non chiederti come avete vissuto anche voi queste brutte giornate. Anch'io direi finalmente si torna a giocare, perché effettivamente sono state giornate pesanti. Su Davide non si può aggiungere niente di più di tutto quello che è stato detto, basta il suo sorriso a esprimere quello che era, una disponibilità assoluta. Io ricordo nelle varie chiacchierate, perché lui era un ragazzo molto curioso sul lavoro e non si accontentava di fare, ma voleva sapere il perché. E una caratteristica particolare era proprio l'avidità del sapere, del conoscere, e ti toglieva le parole di bocca, e veramente questo dava soddisfazione a relazionarsi con lui. È un dispiacere assoluto, naturalmente il pensiero va alla famiglia, come tutti quanti hanno detto in questi giorni. E si fa fatica a pensare che possa essere successa una cosa del genere, perché anche quando eravamo nella Basilica sembrava di far parte di un film o di una situazione irreale, perché effettivamente non potevi immaginare che dentro quella bara ci fosse il corpo di un ragazzo di quell'età, di un padre, di un atleta. Però la vita è questa e chiaramente bisogna andare avanti, come si è detto anche con i ragazzi, e trarre insegnamento da queste vicende che lasciano il segno. Dici insomma, bisogna andare avanti, siete professionisti e dal punto di vista del campo siamo rimasti a quel gol al 95esimo. Come ricomincia l'Empoli domani a giocare? Beh, quella è stata un'esperienza in più che abbiamo passato, ci ha insegnato diverse cose sulle quali abbiamo discusso. Sono quei famosi dettagli che citiamo spesso, no? Che non c'è una situazione così precisa da dover imputare a qualcuno oppure da dover analizzare, ma ci sono diverse situazioni che si possono migliorare. Abbiamo cercato di analizzarle compiutamente, pensiamo di essercene fatti un'opinione chiara che ci possa aiutare a migliorare per il futuro. Che tipo di settimane sono state? Insomma, è stata un po' una due settimane atipiche, perché non si è giocato. Come sta la squadra dal punto di vista fisico e mentale, ovviamente al di là di quello di cui parlavamo prima? Ma penso bene, i ragazzi hanno voglia di esprimersi, hanno voglia di giocare, chiaramente si allenano per questo, e aver saltato un turno di una partita che aspettavamo con molta convinzione ci ha tolto qualcosa sotto l'aspetto sportivo, però abbiamo continuato il nostro lavoro e posso aggiungere con il solito entusiasmo forse anche accresciuto. Mister, sicuramente è un momento chiave del campionato, non decisivo assolutamente, è un momento chiave, due gare casalinghe e la consapevolezza forse che in questo turno ci sono in altri campi sfide particolarmente interessanti che ci riguardano da vicino, a cominciare da quella di Frosinone. Sì, sai, come sempre si dice, le gare vanno disputate tutte poi. È chiaro che i risultati dagli altri campi sono sempre da considerare, non è che siamo qua a dire che a noi non ci interessa i risultati che fanno gli altri, no, ci interessano e come. Poi dopo valutarli è tutto un altro discorso, o pronosticarli. Dai pronostici mi astengo assolutamente, naturalmente. Staremo a vedere intanto come normalmente sarà domani, staranno a vedere gli altri quello che facciamo noi.
Tra Avellino ed Entella ci sono molti esperti in comune, parlo delle squadre, come avversari. Ma non so, le gare vanno sempre aspettate, no? Perché beh, le squadre potrebbero esserci delle analogie legate al sistema di gioco, per esempio, anche all'interpretazione. Però valutare una squadra prima di giocare la gara è un po'... è una cosa fine a se stessa. Bisogna giocarle le gare per vedere l'espressione che avrà in quella giornata quella squadra rispetto anche a quello che faremo noi, saremo capaci, se saremo capaci o meno di creare loro difficoltà. Bisogna aspettare domani. Come linea generale, che clientela ti attendi, che clientela ti aspetti? Io immagino una squadra che verrà molto, molto chiusa a non farci giocare appunto sulla falsariga anche dell'Avellino, creandoci quelle difficoltà che abbiamo visto che la nostra squadra può avere, no? Quando giocano con 9-10 uomini dietro la linea del pallone. Io ho visto l'Entella nell'ultima gara che ha giocato in casa e ha giocato la prima parte contro il Cittadella chiusa, ma ha giocato la seconda parte molto aperta, molto. Quindi questo dimostra che è una squadra che sa fare tutte e due le cose, come un po' tutte le squadre, no? Perché poi quando il Cittadella è stato capace di gestire la gara, e allora loro sono stati costretti o hanno avuto la volontà, questo lo sanno solo loro, di chiudersi. Ma nel momento poi che hanno cambiato ritmo loro, ho visto Cittadella che ha fatto esattamente il contrario. Quindi non sai mai se è una scelta. Certo, se noi saremo la squadra che riesce a fare la partita che vuol fare, allora io mi immagino un'Entella chiusa. Però bisogna vedere se riusciamo a farlo, se ce lo permetterà l'Entella di fare quello che vogliamo. Recuperi praticamente tutti, cioè quasi tutti a disposizione. Ti chiedo come sta la maglietta. Maglietta beh, molto meglio, non è ancora al 100% perché ha sempre un po' di dolore, però lui è eroico in questo, l'ha dimostrato in precedenza, come in molti altri ne abbiamo di ragazzi disponibili al sacrificio. E quindi diciamo che va molto meglio, per esempio, che non a inizio settimana. Ecco. Scusa, Ninkovic non è a disposizione? Ninkovic no. Ha un periodo di al quale dobbiamo fare un po' d'attenzione, però non è un problema grave e quindi pensiamo di risolverlo abbastanza in fretta. Sarà anche un po' un derby tra Natori Toscani, non so se conosci Agliete, hai avuto modo di incrociarlo insomma in questi anni. No, ci siamo conosciuti quando lui era a Novara, noi abbiamo fatto 2 o 3 giorni a Novarello di ritiro quando io allenavo la Roma, perché dovevamo fare una doppia trasferta a Milano-Torino. Però non lo conosco bene al punto di dire che siamo amici, ecco.